Buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con Sport Today. Come ogni giorno siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Siamo arrivati al venerdì, ultimo giorno della nostra settimana, e come tale andiamo a presentare quello che ci attende nel weekend sportivo, un weekend che vedrà anche l'esordio del campionato di Serie 1 di basket. Come sempre però in apertura il calcio ed il girone B del campionato di Lega Pro Prima Divisione, con la super sfida al Del Duca per il rilanciato Ascoli di Pergolizzi, che con 6 punti adesso ha l'opportunità di allungare questa striscia, ma di fronte si ritroverà la Salernitana, gara che tra l'altro potrà essere seguita in diretta televisiva sul canale 826 del Bouquet Sky, grazie all'emittente Salernitana Telecolore, che ha acquisito i diritti per le gare in esterna della formazione Amaranto, che fra l'altro è in una condizione molto difficile, con anche il suo mister Sanderra che è traballante sulla panchina della Salernitana. Si fanno già i nomi dei suoi possibili successori. È chiaro che in queste condizioni la Salernitana potrebbe essere un'avversaria molto difficile da affrontare per un Ascoli che invece arriva a questa sfida dopo la confortante vittoria in trasferta contro il Grosseto, una vittoria che ha portato a i bianconeri la dote di 6 punti in classifica. Nel campionato invece di Serie D, girone F, andiamo a vedere anche il programma della settima di campionato. Si comincerà domani con uno dei due derby marchigiani, Civitanovese-Fano, in diretta su Rai Sport dal Polisportivo. L'altro derby invece marchigiano, Vispesaro-Maceratese, si giocherà domenica, come il resto del cartellone che prevede la sfida tra Minternina e Ancona, poi Boiano-Jesina, Celano-Fermana, Matelica-Giulianova, Olimpia-Agnonese-Recanatese, Renato Curi Angolana Isernia, Termoli Sulmona. Per quello che riguarda l'Ancona, dunque, la trasferta sul comunale di Scoppito per affrontare la Minternina, una partita delicata con Bondi e Tavares, che hanno voglia di riprendersi l'Ancona. Boa sorte, agora cabe a você. È quello che Cornacchini potrebbe dire a Rafael Bondi e Diogo Tavares domenica negli ultimissimi istanti, prima del match con la Minternina. Buona fortuna, ora tocca a voi, la traduzione in italiano. È sull'asse Brasil-Lusitano che l'Ancona spera di ritrovare la vittoria. L'ultima, 2 settimane fa, su un altro sintetico, quello di Agnone. E dopo 2 pareggi consecutivi, Angolana e Civitanovese, che avevano fatto storcere la bocca all'intero ambiente biancorosso. Proprio come in questa settimana, seguita al pareggio casalingo contro il neopromosso Matelica. Ecco, serve la migliore versione dell'Ancona, compresa quella di Bondi e Tavares. Domenica scorsa Raffaele è mancato, ha fatto fatica a saltare l'uomo, a creare superiorità, a devastare la partita, come spesso ripete di lui Cornacchini. Oltretutto ha avuto sul suo piede sinistro anche la palla del possibile 2-0, che avrebbe chiuso i conti nella ripresa. Tavares invece è rimasto inizialmente in panchina per fare posto a Degano, è entrato inizio secondo tempo, ma è stato sfortunato protagonista nell'azione che ha dato il là all'1-1 di Moretti. Se si estende poi l'analisi, il tridente completato da Sivilla ha timbrato 2 dei 3 successi sin qui conquistati dall'Ancona. Il primo all'esordio di Celano, assist di Bondi e rete di Sivilla. Il secondo è il poker di Agnone. Il terzo successo risale alla gara col Termoli, con mattatore però Degano. E allora, boa sorte, agora cabe a você, Bondi e Tavares. Ci diamo ancora dal campionato di Serie D, passiamo al campionato di Eccellenza Marche, con la sesta giornata in programma: Cagliese Grottammare, Castelfidardo Corridonia, il Pidiense Cascinare Pagliare, Folgore Falerone San Benedettese, Montegiorgio Vigor Senigallia, Monturanese Biagio Nazaro, Porto Recanati Vismara, Trodica Fossombrone e Urbania Tolentino, la capolista solitaria San Benedettese in trasferta dunque sul campo della Folgore Falerone, le inseguitrici Castelfidardo e Urbania, in casa invece rispettivamente contro Corridonia e Tolentino. E dal calcio ci spostiamo al basket dunque, per visionare quello che sarà la prima giornata di campionato in Serie A1 con VL Pesaro e Sutor a Montegranaro ai nastri di partenza. Ieri abbiamo parlato della VL che giocherà fuori casa questa prima di campionato sul parquet di Avellino contro la Sidigas. Esordi invece al Pala Savelli di Porto San Giorgio per la Sutor Montegranaro contro la Acea Roma, in giornata fra l'altro
l'ufficializzazione anche dell'ingaggio a gettone di Jason Dietrich, guardia americana con passaporto austriaco, 30 anni, l'ultima annata a Lowerwart con la maglia della nazionale agli ultimi europei in Slovenia. Dietrich ha realizzato 14 punti di media, 3 rimbalzi e mezzo e 2 assist e mezzo a partita. Mi preme evidenziare e ringraziare per questo, sottolinea Sandro Santoro, direttore generale della Sutor, lo sforzo fatto dalla società che, pur con grande sacrificio, ha dimostrato di non voler lasciare nulla al caso e di voler partecipare al campionato con tutte le carte in regola. Dunque, nuovo acquisto a gettone per la Sutor Montegranaro, che si prepara, come abbiamo detto, all'esordio in casa contro la formazione di Roma. Sentiamo la vigilia nelle parole di coach Carlo Recalcati. Abbiamo fatto sicuramente un buon precampionato, abbiamo avuto questo problema importante, l'infortunio di Collins, un giocatore che aveva assunto un ruolo importante all'interno del gruppo e quindi senz'altro non avevamo bisogno di questo problema, però devo dire che comunque siamo riusciti a svolgere tutto il lavoro che avevamo previsto, la squadra ha dimostrato di essere pronta a recepire e abbiamo fatto anche delle discrete prestazioni, per cui siamo pronti per iniziare il campionato. Un roster praticamente tutto nuovo, che materiale umano ha lei per le mani? Ma abbiamo cercato di allestire una squadra che avesse un linguaggio, dire, omogeneo dal punto di vista tecnico, quindi avere giocatori duttili, capaci di occupare più ruoli, che sappiano passarsi la palla, e da questo punto di vista qua direi che abbiamo visto giusto. Poi, come spesso succede, chiaramente ci sono delle qualità inferiori e su questo dobbiamo lavorare per mascherare un pochino quelli che potrebbero essere i nostri limiti. Dovremmo concentrarci molto sull'aspetto difensivo e sull'aspetto rimbalzi, perché sicuramente sono due aspetti del gioco che ci vengono meno spontanei e su cui dobbiamo concentrarci particolarmente. Domenica, primo avversario Roma, in questo momento conta più l'avversario o conta la forma generale della propria squadra? Ma in questo momento è difficile pensare agli avversari, perché chiaramente il percorso durante il precampionato è diverso tra una realtà e l'altra. Roma ha avuto qualche problema nell'allestire il roster, per cui ci saranno giocatori appena arrivati, noi abbiamo avuto le nostre problematiche, per cui insomma, in queste situazioni è meglio pensare molto, un po' di più a se stessi. Che tipo di campionato sarà in generale e in particolare per la Sutor? Ma per la Sutor sarà il campionato, speriamo, come quello dell'anno scorso dal punto di vista dell'epilogo, perché questo è il nostro obiettivo, non possiamo permetterci di fare voli pindarici, ma cerchiamo di essere molto concreti, cercando di arrivare alla salvezza, speriamo, con un po' di anticipo rispetto alla fine della stagione. E per quanto riguarda il campionato, dovrebbe avere una favorita principale in Milano e poi tante squadre che potranno poi andare a occupare, nell'ottica playoff, le posizioni dal secondo all'ultima posizione utile per i playoff. Queste le parole di Recalcati dunque per un campionato di Serie 1 di basket al via domenica. Si gioca invece la seconda giornata nel campionato Gold, Lega Gold di pallacanestro, con, dopo la sconfitta all'esordio al Palatricoli per la Fileni Iesi, la trasferta di Torino. La formazione di Cohen dunque cerca di alzare la testa dopo il KO nella prima giornata, tra l'altro davanti al proprio pubblico, contro però la fortissima Tezenis Verona, una Fileni Iesi che in questi giorni sta cercando di recuperare anche Michele Maggioli, e si sa quanto sia fondamentale la presenza del capitano sotto canestro per la squadra arancio-blu. Dunque trasferta di Torino domenica per Iesi. È tutto invece per questa edizione di Sport Today. Prossimo appuntamento lunedì, il primo come sempre alle 19 in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Per il momento l'augurio è di una buona serata, ma soprattutto di buon weekend. Arrivederci.